Oh my God, please help me, knee deep in the river trying to get clean. He says wash your hands, get out the stains, but you best believe, boy, there's hell to pay. Yeah, you best believe, boy, there's hell to pay. Saying, oh my God, please help me, waist deep in the river, can you hear my plea? He says, son, you come like a beggar in the street, you might make it, boy, but by the skin of your teeth. Ci sono idee più forti di qualsiasi politica distributiva e piano commerciale, capaci di travalicare i confini nazionali e diventare un successo planetario. Visioni talmente cristalline da propagarsi col passaparola ed ammaliare milioni di persone di età, cultura e credo molto diversi. Questo e molto altro è stato Demon Souls, uno dei progetti più interessanti ed originali della corrente generazione di console. A distanza di qualche anno, From Software ci propone il seguito spirituale rinnovato nel nome e nella struttura, ma immutato nella brutalità con la quale mette di fronte i propri limiti ogni videogiocatore. Tempo antico, il mondo era morfo ed avvolto nella nebbia. Poi venne il fuoco e con esso apparvero caldo e freddo, vita e morte, luce e tenebra. Dall'oscurità vennero anche possenti eroi, capaci di sconfiggere i draghi e strappare il mondo dall'oscurità. Quello che rimane di quell'epoca gloriosa sono però solo alcune scintille. Voi siete un portatore del segno oscuro, un non morto, rinchiuso in eterno in una fortezza isolata dal resto del mondo. La tetraprigione ed il suo enorme custode sono solo il preludio di un mondo più grande, pericoloso ed articolato, dove suonare le due enormi campane agli antipodi di questa terra non sarà che l'inizio del vostro ineludibile destino. Per qualche oscura ragione, manterrete la lucidità e continuerete ostinatamente a tornare in vita, al sicuro della flebile fiamma di uno degli sparuti campi sparsi per il regno. Disperati esseri sperduti per l'Ordran si raccolgono intorno a questi fuochi per riposarsi, ricaricare le energie, armonizzare la magia, riparare l'equipaggiamento ed aumentare le proprie capacità, sacrificando le anime dei morti raccolte lungo le loro peregrinazioni. Rifugiarsi ad un falò ha però un costo. Tutti i nemici incontrati fino a quel momento si rigenereranno, costringendo dunque a sconfiggerli nuovamente. L'ultimo falò visitato sarà quello nel quale vi risveglierete una volta che l'inevitabile morte incrocerà il vostro destino. L'ennesima di partita vi farà perdere infatti tutte le anime e l'umanità raccolte fino a quel momento. L'unico modo per recuperarle sarà tornare sul punto dell'ultima morte e toccare la propria macchia di sangue. Prima di fare l'ingresso all'Ordran, un profondo editor vi consentirà di scegliere i lineamenti, la corporatura e la classe del personaggio. Col passare dei livelli, nulla vieterà di andare a modificare gli equilibri delle caratteristiche iniziali e far diventare il piromante un esperto guerriero o un ladro un efficace guaritore. Tale utilità risulta oltretutto fondamentale alla luce delle nuove meccaniche legate alla magia, non più correlata ad una barra del mana rimpinguabile nel tempo o con pozioni, ma limitata ad un numero prefissato di utilizzi, solitamente inversamente proporzionale alla forza dell'incanto. Una meccanica similare è stata adottata anche per rigenerare la vitalità. In Dark Souls non esisteranno pozioni o erbe per recuperare le energie, ma dovrete usare la fiaschetta Estus. Similmente agli incantesimi, l'unico modo per ripristinare il numero iniziale di utilizzi sarà riposare ad un falò. Uno dei concetti alla base di Dark Souls è quello dell'umanità. La condizione di non morto non vi assegna nessuna penalità, ma non vi consente nemmeno di usufruire di molti benefici concessi agli esseri umani. Il principale è quello di poter evocare altri giocatori per assistervi nei vostri viaggi, in modo da rendere più abbordabile lo scontro con molti boss. Da umani potrete inoltre sacrificare ulteriore umanità per rinforzare i falò, oltre che avere un drop rate più alto. Il rovescio della medaglia è rappresentato dalla possibilità di vedere la propria partita in base ad altri giocatori, che avranno l'obiettivo di uccidervi. Oltre a questo cruento metodo, potrete guadagnarne sconfiggendo i boss, aiutando gli altri utenti nelle loro avventure o attraverso i messaggi lasciati sul terreno, oppure ancora consumando l'omonimo oggetto. L'interpretazione di From Software del gioco online è uno dei contributi più originali che lo sviluppatore giapponese abbia portato all'industria. Una volta connessa alla rete, vedremo l'Ordran popolarsi di strane apparizioni. Queste non sono nient'altro che manifestazioni di altri giocatori alle prese con i nostri stessi problemi. Nonostante siano intangibili, l'eco del loro gesto arriverà fino a voi, come il rintocco di una campana lontana. L'interazione con gli altri giocatori avviene attraverso segni che questi ultimi lasciano sul terreno. Quello che cercheranno di evitare è la macchia di sangue, grazie alla quale voi potrete rivivere gli ultimi istanti di vita del povero malcapitato.
Potranno in alternativa lasciare iscrizioni sul terreno, pratica particolarmente gradita perché permette di individuare passaggi segreti o di avvisare della presenza di fuochi, nemici o tesori altrimenti ben nascosti. Un metodo più diretto sarà cooperando per superare determinati passaggi o boss e invadendo il mondo altrui. Lasciando un segno sul terreno potrete offrire in qualsiasi momento il vostro aiuto per superare sezioni particolarmente impegnative. I giocatori in forma umana potranno scegliere di evocarvi toccando il simbolo che comparirà nel loro mondo o tentare da soli la fortuna. La seconda possibilità è quella di invadere il mondo di un altro giocatore per rubargli l'umanità. Tale pratica è consentita ma non incentivata dagli sviluppatori, infatti le pietre necessarie per invadere saranno distribuite in maniera limitata. Inoltre il gioco offre alla vittima la possibilità di denunciare l'invasore pubblicamente facendolo rientrare nella lista dei ricercati, alla quale tutti possono accedere. La maggiore differenza tra Dark Souls e il suo predecessore è data dalla struttura del mondo di gioco, non più sviluppata intorno ad un hub centrale, ma come un enorme regno che si formerà davanti ai vostri occhi senza soluzione di continuità, in maniera coerente ed ispirata. La continuità stilistica e concettuale di Lortran è forse l'elemento più impressionante del gioco, quello intorno al quale gli sviluppatori hanno costruito l'eccezionale atmosfera che permea ogni angolo del regno. Alcuni paesaggi e alcuni boss non possono che ricordare quelli di Demon's Souls, ma la varietà dei nemici e delle architetture, la complessità del level design, la diabolica dislocazione di trappole, abomini e stanze segrete e la complessità della sfida non possono che elevare questo seguito al di sopra del suo predecessore. Dalla struttura open world derivano ulteriori difficoltà per il giocatore. Nonostante i percorsi si sviluppino in maniera piuttosto lineare, viene sempre lasciata la possibilità di spostarsi liberamente all'interno del regno, in modo da raggiungere determinati mercanti o grindare specifiche aree. Coloro poco attenti a cogliere i velati suggerimenti rischieranno il più delle volte di perdersi senza rimedio, riscontrarsi con nemici fuori dalla loro portata o trovarsi di fronte a piccoli ciechi. La mancanza di mappe interattive, diario o indicatori a schermo non aiuta ad orientarsi e solo le sparute indicazioni lasciate dagli altri giocatori potranno aiutarvi nell'orientamento. Sotto il profilo tecnico, Dark Souls paga l'ambizione di From Software. In alcuni rari momenti, il titolo Namco Bandai mostra bruschi cali di frame rate. Nonostante questo, la maestosità del gioco non ne esce minimamente scalfita. Ardite architetture, giganteschi nemici e spettacolari esplosioni fanno dimenticare immediatamente queste sbavature o alcune texture un po' slavate. Funzionale il comparto audio, grazie ai buoni campionamenti e ad un discreto doppiaggio in lingua inglese. Un po' anonima la colonna sonora, presente solo in occasione degli scontri con i boss. Si sente la mancanza di un opening theme di impatto come quello di Demon's Souls. Dark Souls è lungo, impegnativo, complesso, una vera sfida per i giocatori più hardcore, che qui troveranno ben oltre 30 ore di sfida con le quali misurarsi. E per i pochi che non riuscissero a farselo bastare, c'è poi il famigerato New Game Plus ad accoglierli. Consigliare Dark Souls a prescindere è impossibile. Il titolo From Software è un'esperienza brutale che vi drenerà non poco tempo e non poche energie per essere portata a termine. Non tutti i giocatori sono disposti ad accettare di essere puntualmente puniti ad ogni minima distrazione, ma coloro abbastanza forti per farlo sappiano che nulla come il gioco Namco Bandai è in grado di ripagarli per lo sforzo, di dar loro l'impressione di aver compiuto un'impresa, di poter essere utilizzato come emblema del loro essere giocatori nudi e puniti. Un gioco dall'ispirazione occidentale, ma sviluppato come solo un team giapponese poteva fare. Forse avrà perso l'originalità di Demon's Souls, ma rimane pur sempre un titolo da possedere.